Presidenza. Oggi è giornata importante perché presentiamo questa campagna referendaria che coinvolge circa 1500 piazze in tutta Italia, ma noi ovviamente non ci parliamo di Lombardia e di Regione Lombardia. Do subito qualche numero e poi ci sarà Massimiliano Romino Capogruppo al Senato ad entrare nel merito dei politici referendari. Sono un paio di considerazioni e qualche numero. In Lombardia domani mobilitazione di oltre 500 gazebo nelle piazze lombarde, tra domani e dopodomani. Sono numeri importanti, visto anche la stagione estiva e il periodo sicuramente non semplicissimo. Ci sarà una mobilitazione da parte della Lega in toto, domani saranno in campo 232 sindaci, 600 assessori, 28 consiglieri regionali, 40 deputati, 20 senatori e circa 2000 consiglieri comunali della Lega di Lombardia che saranno sotto il gazebo per autenticare le firme. Quindi una mobilitazione importante per un tema importante. Il titolo la dice lunga, chi sbaglia parla. Un paio di considerazioni sul perché è importante fermare questo referendum e che riguardano non solamente una parte della popolazione italiana e lombarda, ma riguardano tutti, sia i giovani di 20 anni che la vecchietta di 90, per un semplice motivo, che la mala giustizia e la giustizia lenta che colpisce il nostro paese è un costo molto elevato. L'ex ministro Padoan nel 2017, decisamente non della Lega, in un intervento fatto dalla Fondazione Ambrosetti ricordò che la lentezza della giustizia, la mala giustizia costano più o meno l'1% del PIL nazionale all'anno, l'1% del PIL nazionale. Io ricordo altri dati nel 2020 per casi di mala giustizia. Lo Stato ha dovuto rimborsare 46 milioni di euro e negli ultimi 20 anni questa cifra è vicina al miliardo di euro per errori che sono stati fatti, per una giustizia che in questo paese non funziona, ma sono ahimè numeri soprattutto dei costi che poi vanno a colpire tutte le categorie del nostro paese, tutte le fasce della nostra popolazione. Quindi è assolutamente fondamentale che ci sia questa mobilitazione, è una scelta, è una decisione di civiltà. In un paese il livello di democrazia si basa proprio dal funzionamento della giustizia. Noi non tocchiamo per ora la giustizia civile, però do anche in questo caso qualche dato. La media dei processi civili nel paese Italia è di 7 anni e 3 mesi, a confronto della Francia, e dove un procedimento civile dura più o meno 3 anni e 4 mesi, ma addirittura il Portogallo arriva a chiudere un processo civile in 9 mesi circa. Quindi siamo gli ultimi in Europa, cosa che non possiamo più tollerare. Da qui questa mobilitazione, io chiudo per lasciare ovviamente la parola agli altri ospiti, ringrazio ovviamente i presenti, gli amici di Forza Italia, il deputato Alessandro Cattani è qui ovviamente per sostenere questa campagna referendaria e anche il capogruppo di Forza Italia Comazzi nella regione Lombardia, ovviamente il padrone di casa Roberto Arelli, capogruppo della Lega, e il VIP della conferenza del nostro capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e il fu capogruppo della Lega quando ci eravamo noi in consiglio regionale. Ha detto tutto questo, non so chi vuole lasciamo poi dopo ma noi non è che allora prego Roberto Arelli capogruppo Lega. Niente in particolare perché sui studi referendari penso che non so quello che ora dovrai spiegherai non è questo il problema. Niente, noi ovviamente in Consiglio regionale per quanto riguarda tutti i partiti di centrodestra, tutti i partiti che attualmente formano questa maggioranza, nel senso che abbiamo ancora qualche piccolo perplessità su Fratelli d'Italia
siamo compatti nel portare avanti questo referendum. Ci troveremo sulle piazze, grazie anche ai nuovi regolamenti, possiamo autenticare anche i consiglieri regionali in tutta la Lombardia le firme, e questo è positivo perché ci permette anche di andare a coprire quelle piatte che per ovvie ragioni erano scoperte, perché non avevamo magari consiglieri comunali di centro-destra con l'amministrazione, e a questo punto quindi con una capillarità, dico, eccezionale e una organizzazione eccezionale, noi saremo delegati ad andare a coprire quelle zone che sono parzialmente scoperte. Ringrazio ovviamente il capogruppo di Forza Italia Pomazzi, che su questa partita non c'è stato neanche bisogno di chiederlo, ma ci ha seguito immediatamente. Quindi chiudiamo, lascio a Pomazzi la parola. Grazie, grazie Roberto, grazie Massimiliano, saluto il nostro Alessandro Cattagno e il coordinatore regionale della Lega Ciocchetti. Beh, grazie intanto per questa grande iniziativa politica di mobilitazione che la Lega ha fortemente voluto e a cui noi abbiamo fin da subito dato sostegno, non soltanto nella regione Lombardia ma anche a livello nazionale. Proprio ieri ci è arrivata una circolare del nostro coordinatore Tajani proprio nel dare sostegno a questa iniziativa, che di fatto ritacca i sei quesiti referendari chiedendo un consenso, una condivisione da parte dei cittadini. Quindi quando si chiede ai cittadini di esprimersi, intanto non si sbaglia mai. E queste sono delle battaglie anche per noi di Forza Italia storiche, che sempre ha portato avanti il Presidente Berlusconi. È un'iniziativa questa dal mio punto di vista non contro la magistratura, ma a tutela della magistratura, a tutela dei tantissimi bravi magistrati che ci sono, e quindi devono avere anche un sistema più equilibrato. E sui sei quesiti referendari io cito brevemente soltanto quello della scuola conterana. Oggi è veramente incredibile che si utilizzino le misure cautelari già con una condanna preventiva della persona indagata. Ovviamente non parliamo di reati gravissimi, perché nessuno vuole intervenire, immagino, sui reati di mafia, sui reati sugli omicidi, sui reati di pedofilia, eccetera. Però ci sono dei reati oggi per cui in maniera, secondo me, impropria vengono utilizzati in carcere quasi come espiazione di una futura condanna che in realtà magari non c'è niente. E questo credo che sia profondamente sbagliato in un paese civile. Quindi si inserisce questa grande campagna referendaria in un sistema più ampio che faccio prendere sulla destra del gruppo di giustizia, quando arrivi alla sesta e partire quello, capito? Sì, ma non civile duri 10 anni, e aggiungo anche la battaglia che noi faremo per eliminare dal nostro ordinamento giuridico dei reati che io ritengo veramente assurdi. Mi riferisco soprattutto all'abuso d'ufficio, mi riferisco al traffico di influenza, e lo dico anche a tutela della classe dirigente, dei nostri amministratori locali, che tutti i giorni sono impegnati per poche centinaia di euro a guidare le loro comunità. Noi facciamo sempre più fatica a trovare persone che abbiano voglia di mettersi a disposizione della loro comunità, che abbiano voglia di metterci la faccia, che abbiano voglia di impegnarsi in politica, perché si guadagna poco, dire, si può anche passare, ma c'è un rischio gravissimo di essere indagati per reati incredibili. Abbiamo avete visto tutto quello che è successo a Crema, colto recentemente. Qui c'è un sindaco anche importante, un saluto della Lega di Cinisello Basso, e l'agibilità politica deve essere garantita. Quindi grazie davvero ai nostri amici leghisti, e da parte nostra vi sarà ovviamente il più ampio sostegno. Prima di dare la parola a Massimiliano Romeo, ricordo anche che sostengono la nostra campagna referendaria
importanza e fondamentale. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Se vi va bene possiamo presentarci in questo modo, quesito per quesito, io insieme a Taneo, magari inizio io, poi tu integri, vediamo un attimo, magari diventi qualcosa io o viceversa, in modo tale che almeno diamo subito prova di, anzi, facciamo prove tecniche di federazione, giusto? Non di partito unico, almeno tra dire Forza Italia, in attesa. Esatto, no, no, torniamoci lì, tecnico di federazione, punto, esatto, la frase che dice molto. Allora, parliamo subito del fatto innanzitutto come cappello introduttivo, che questo non è, questi referenti non devono essere visti come atti ostili nei confronti dei magistrati, assolutamente no. Sicuramente qualcuno cercherà di farmi passare come tali, qualche strumento di direzione politica è già partita in questa direzione, ma evidentemente non si è assolutamente compreso il senso vero delle riforme che sono contenute in questi quesiti referendari. Qualcuno ci ha detto e ha sottolineato, ma siete al governo, perché fate un referendum? No, fate una legge, fate la voi la riforma. Questa è l'obiezione che ci è stata fatta. Noi pensiamo, siamo convinti fortemente che in realtà i referendum possono essere da sprone forte perché in Parlamento si faccia una riforma vera, profonda. Perché chiaramente abbiamo visto, noi studiamo il ministro Cartabia che sta facendo tutto il possibile con le commissioni che ha messo in campo per cercare di andare verso una riforma della giustizia. Però sappiamo altrettanto che di una riforma vera, profonda del sistema giudiziario se ne parla da decenni. E non si è mai riusciti poi ad arrivare alla conclusione per quale ragione, perché tante volte quando qualcuno ha cercato di cambiarla, insomma abbiamo avuto una parte della magistratura che si è messa in traverso in maniera molto decisa e molto diretta. Quindi l'avere una legittimazione popolare può aiutare il Parlamento, può aiutare i parlamentari a trattare verso una riforma il più possibile efficace. Questa è una premessa secondo me. Doveroso. Quindi un referendum per i magistrati e non contro i magistrati. Poi se vogliamo entrare nel merito, se vuoi dire qualcosa di più sulla premessa, facciamo così, diciamo, diamo proprio drasticamente contezza della collaborazione che c'è, per caso Stefano Bolognini che ci ha raggiunto, grazie Stefano. Io sono qua a rappresentare Forza Italia, il gruppo parlamentare, anche il partito facendo parte dell'ufficio presidenza. Se c'è un partito che sempre distinto per i valori del garantismo come faro sui temi della giustizia e sulla necessità di riformare la giustizia, e da quando è nata è uno dei temi della ragione sociale, questa è Forza Italia, con l'impegno personale del presidente Berlusconi. Purtroppo in questi anni il terreno sui temi della giustizia si è consumato un terreno di divisione e si è allontanato il risultato che deve interessare i cittadini italiani, cittadini lombardi, cittadini di tutto il nostro paese. Ieri all'assemblea di Asso Lombarda a me hanno colpito soprattutto il dato che ha pronunciato il Presidente di quanto l'Italia in termini di PIL, in termini di ricchezza pro capite, ha perso in 30 anni. No? Siamo piombati sotto tutte le medie europee, dietro a paesi rispetto ai quali invece eravamo davanti. Questo perché ci sono le disefficienze di sistema intrinseche. I problemi strutturali li abbiamo identificati anche in azione di governo, abbiamo dato vita al governo Draghi proprio per cercare di risolvere questi temi che li abbiamo identificati in tre parti. Uno è il fisco, che abbiamo fatto delle cose in questa settimana, uno è la burocrazia, cioè via le semplificazioni, e il terzo però è la giustizia. La giustizia è da riformare perché rende complessivamente inefficiente il sistema paese. Oltre ai temi di natura invece, come dire, di visione, di valori, che per noi, ripeto, il garantismo l'abbiamo sempre tenuto, anche quando è scattata la stagione rimanendo garantisti noi sapevamo di perdere dei voti, ma non abbiamo mai deviato dalla nostra convinzione, quindi siamo orgogliosi della Forza Italia ed è per noi naturale a sostenere questo elemento. Qualcuno all'inizio aveva un po' un altro sull'impegno che noi intendiamo
accennavamo? Assolutamente no, il nostro impegno è stato fin dal primo momento. Abbiamo i nostri organismi centrali di partito, hanno, come raccontava prima Gianluca Tommazzi, dato indicazioni a tutti per mobilitarci, quindi questa settimana, lo dico così per integrare quanto già con il progetto che dicevo, ci saranno anche le aziende di Forza Italia. Forza Italia nelle settimane scorse si è mobilitata sul fisco, questa oggi parte la mobilitazione sul referendum della giustizia, anche insieme a Lega e a coloro che ci vorranno stare, perché è una battaglia davvero per i cittadini. Concludo dicendo, e poi entriamo un pochino nel merito, che il nostro impegno è molto molto forte anche dentro al governo. Abbiamo fortemente voluto il sottosegretario alla giustizia, il nostro collega, il dottor Francesco Sisto, lui da sempre si batte per queste tematiche, è impegnato in queste settimane, in queste ore, in questi giorni, per portare dentro l'azione di governo insieme al ministro Cartabia questa coscienza, queste idee, questi valori. Ma certo non è confliggente con una mobilitazione popolare, anzi la mobilitazione popolare ci dà la forza per arrivare a meta e farcela e fare una riforma della giustizia, così come è incredibile quello che siamo riusciti a fare, perché veramente una giustizia giusta aiuta ogni singolo cittadino italiano. Bene, partiamo subito con il primo tema centrale del nostro referendum, che è la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, perché attualmente per candidarsi e far parte dell'organo, per quanto riguarda chiaramente i due terzi composti da magistrati eletti, c'è la necessità evidente di raccogliere dalle 25 alle 50 firme. Questo naturalmente implica il contesto di dover in qualche modo appartenere a qualche corrente. Quindi il fatto di togliere la presentazione di queste firme consentirebbe quindi una maggiore possibilità da parte dei magistrati di potersi candidare anche magari in base alla stima che hanno guadagnato sul campo, in base a quello che hanno fatto. E sapete benissimo voi che poi dopo, per supportare una candidatura, magari c'è qualcuno che ti vorrebbe anche sostenere, solo che se firma alla fine si deve esporre. E allora a quel punto lì, per paura, perché sappiamo quello che succede, abbiamo letto tutti, insomma, la questione Palamara, il libro di Sallusti e quant'altro, e quindi è evidente che il fatto di non dover apporre la firma ti consente di avere più libertà di poter sostenere un qualsiasi magistrato, proprio perché in base a quelle che sono le sue capacità e qualità, e non invece a dover in qualche modo far, diciamo così, affidamento alle correnti, che sono uno dei problemi della magistratura, ricordando che c'è la stragrande maggioranza di magistrati che non ne fanno parte, che sono persone, quindi questo era per dire che non è un preferente contro i magistrati, ma anzi, per poter in qualche modo ulteriormente valorizzare i tanti magistrati che per un motivo o per un altro non si azzardano neanche minimamente a fare questo passaggio, proprio per timore poi, se non appartiene una corrente o meno, qualche modo magari rischiare anche poi nel corso della carriera di avere dei problemi. Questo è quello che è emerso in prima occasione. Poi se si vuole integrare, cerchiamo di andare veloce. Solo velocissimo, solo per dire che su questo tema c'è la riforma del CSM, dopo ciò che è accaduto anche con il caso Palamara, noi costruttivamente poniamo un'idea di riforma. Aggiungo solo questo, c'è anche la richiesta da parte del nostro Italia e della Lega a ogni conclusione di lavoro d'aula, noi scienziamo e chiediamo alla commissione parlamentare del caso Palamara. Lo facciamo il primo giorno, voglio ringraziare sì. I colleghi Cinque Taniello al Senato, Tarentino alla Camera, insomma, i colleghi. No, infatti. No, visto che ultimamente va di moda che dove si fa ostruzionismo si cerca di portare il tema in aula, chissà mai che anche a noi viene qualcosa di quel tempo. Poi abbiamo l'altro quesito invece. La seconda questione riguardante la responsabilità diretta, la responsabilità civile da parte dei magistrati. Voi sapete benissimo che oggi ci si può rivalere su eventuali negligenze direttamente nei confronti dello Stato, e noi vogliamo invece introdurre la possibilità di poter in qualche modo chiamare in causa direttamente il magistrato. Cioè, penso che questo sia un elemento assolutamente importante. Non verrebbe meno, almeno chiariamo da questo punto di vista, comunque l'azione sempre esercitoria nei confronti dello Stato. Quindi non è che uno dice non sarà più lo Stato, sarà direttamente magistrato. Sono entrambe le questioni. Questo sia chiaro, in modo tale almeno ci comprendiamo. Questo è un tema
diciamo così, che riecheggia nel dibattito diciamo parlamentare, ma pubblico, nel nostro paese da tantissimi anni. Si è cercato in qualche modo, ricordo la legge Bassanini, se non sbaglio, di poter intervenire cercando in qualche modo di migliorare, verificare, puntualizzare, però insomma alla fine l'azione vera, cioè la sensazione vera è che il magistrato che oggi sbaglia, in realtà poi diceva che tanto c'è lo Stato, ci pensava che non c'è lo Stato, questo penso che per qualsiasi tipo di mestiere, se non sbaglia, a parte casi che sono stati parlare, non pensiamo che naturalmente per voce. Andiamo avanti con il quesito numero 3, poi qui in base ai moduli c'è la questione della valutazione dei magistrati, perché ci sono praticamente i consigli giudiziari che sono comunque degli organismi territoriali presieduti dalla Presidente della Corte d'Appello, ci sono composti sicuramente da membri togati, da magistrati togati, ma anche da membri laici che sono nominati dal Consiglio Nazionale Forense, all'interno ci sono universitari, avvocati e quant'altro. Oggi come oggi, quando si tratta di dover decidere sulla valutazione dei singoli magistrati, i membri laici sostanzialmente non possono intervenire. Ora qualcuno si è domandato, ma perché il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organismo ancora, diciamo così, quello che sovraintende, tipo di autocontrollo, di autoverifica e anche sanzionatore della stessa magistratura, lì invece i membri laici possono invece intervenire e votare sulla valutazione delle, direttamente dei magistrati? Allora, insomma, la logica di un senso vorrebbe, se vale per l'alto, vale anche per il basso, anzi, soprattutto laddove abbiamo degli organismi giurisdizionali più vicini al territorio, che conoscono maggiormente il lavoro e l'impegno o la qualità dei magistrati, e quindi questa dà un discorso di equità. Quindi questo l'abbiamo chiamato equa valutazione, perché sostanzialmente deve avere anche per i consigli giudiziari. No, su questi due io dico solo questo, bisognerebbe guardare i dati oggettivi, cioè sia sul tema della responsabilità dei magistrati che sulle valutazioni, cioè è possibile che non esiste mai nessun caso in cui ci siano valutazioni poco soddisfacenti o che siano dei casi isolatissimi, così come nessun magistrato abbia mai pagato degli errori. Cioè noi, io ricondurrei a un tema afferente a qualsiasi professione si faccia la propria vita, e anche lo riferirei ai temi della pubblica amministrazione. Il magistratore è un pezzo di pubblica amministrazione, dovrebbe rispondere agli indicatori di efficienza e di risposta al cittadino al pari degli altri. Oggi, se vogliamo i dati, così non è assolutamente, è completamente fuori da ogni tipo di standard rispetto alle valutazioni, sui brani, rispetto al resto, insomma, credo che sia doveroso. Introduco magari il quesito 4, poi tu, qua una separazione delle carriere, noi questa la diciamo da anni, quindi dire che noi in particolare eravamo già arrivati a un passo da proporlo, sempre esisto che sono un po' di questa materia e poi non si fece. Prendo in prestito durante la conferenza stampa a Roma, già il ministro Bongiorno ha fatto questo esempio, la separazione delle carriere permette che non ci siano delle anomalie come noi giocassimo una partita, un derby, non so, può essere un Milano, diciamo un Milan Inter, e l'anno dopo non è che un calciatore può passare nella squadra avversaria o viceversa, ma l'anno dopo potresti trovarti che uno dei calciatori della squadra avversaria è diventato l'arbitro. Questa è l'anomalia del sistema, cioè è uno che ha fatto la parte attiva del processo, non può poi diventare il sistema protetto che decide di fare l'arbitro. Anche questo ci sembra assolutamente la nostra battaglia storica e una proposta del suo buon senso. Sì, su questo aggiungo che i radicali già tentarono nel 21 maggio 2000 con questo referendum, che però non riuscì ad ottenere il quorum, e quindi ci fu già questa battaglia, non si riuscì ad arrivare al quorum, ci ritroviamo a distanza di un po' di anni, e vabbè, qui mi sembra molto chiaro sulla separazione delle funzioni. Poi diciamo che la situazione delle carriere, in realtà più appropriata alla situazione delle funzioni, cioè io comunque faccio un concorso e decido fin dall'inizio se prenderò la strada della magistratura inquirente oppure quella giudicante.
o faccio il giudice o faccio il pubblico ministero. E questo lo farò per tutta la vita, che sono due mestieri completamente diversi. Tante volte questo continuo passaggio, o anche il tentativo di limitare i passaggi come c'è stato nel corso della storia, non ha risolto il problema. Ma per quale motivo? E anche qui abbiamo letto molto bene la questione dello scandalo Palamara. Ci sono dei giudici che per paura, magari hanno bisogno di fare qualche avanzamento di carriera, per paura di subire poi delle ritorsioni o di non avere carriera, hanno timore del pubblico ministero e quindi un po' si adagiano e si adeguano a quella che è la linea che è presa. Questo è un sistema democratico, assolutamente non può e non deve capitare, perché viene meno la terzietà della figura del giudice. L'esempio che ha fatto prima Cattaneo mi sembra assolutamente calzante, quindi questo è più o meno quello che... Poi chiaro, qualcuno ci ha messo in evidenza, però il concorso unico per carriere, diciamo così, o per funzioni separate potrebbe avere sempre il referendum, voi sapete che i referendum abrogativi hanno tutti dei limiti, vanno ad abrogare delle leggi, ma poi dopo alla fine la politica deve intervenire nel momento in cui c'è il referendum, no, a correggere queste, diciamo così, con leggi ordinarie a mettere a posto tante questioni. In questo caso si può benissimo intervenire e superare questo eventuale, diciamo così, piccolo stato dove qualcuno ha detto, no, però se passa il referendum, a quel punto lì però un concorso unico per due funzioni potrebbe generare delle perplessità. E dopo il Parlamento dovrebbe intervenire, però nel momento già qui c'è un voto popolare che dice bisogna separare le carriere, poi il Parlamento ci mette 10 minuti a fare una legge per fare in modo che ci saranno concorsi su cui fare magistrato, oppure se vuoi fare il pubblico ministero, quindi mi sembrano delle obiezioni sinceramente poco fondate da questo punto di vista. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il quesito 5, che è quello sulla custodia cautelare, parti tu. Ma questo ha già accennato prima Tomasi, insomma, è un istituto, quello della custodia cautelare, che anche nell'idea dei padri costituenti era molto diverso da come poi si sostanzia oggi. Addirittura erano previste l'idea che per la custodia cautelare ci fossero istituti diversi da diciamo le pene definitive, cosa che poi non c'è, che non ho iniziato a fare. Sul tema della custodia cautelare noi crediamo che veramente sia opportuno rivederlo. Sono purtroppo decine e decine di casi che sono andati all'unione della cronaca di persone che hanno dovuto subire la custodia cautelare e poi si sono scoperte completamente innocenti. Questa è una battaglia anche questa storica nostra. Diciamo la verità, in alcuni casi la custodia cautelare è diventata anche uno strumento per spiegare l'indagato insomma all'interno dell'ambito dell'indagine indebolirlo sullo strumento dell'indagine, questo non va bene. Quindi noi vogliamo con questo referendum limitare questo istituto e ricondurlo a ciò che era nella idea iniziale dei padri costituenti. Sì, su questo che poi è stato anche oggetto di qualche articolo di qualche giornale o qualche anche critica arrivata anche anche all'interno del centro-destra, sulla questione delle misure cautelari. È chiaro che noi vogliamo limitare l'abuso che c'è di questo strumento, è limitare l'abuso, però adesso ci capiamo e ci spieghiamo bene, partendo magari da un dato che è quello della relazione del 2020 fatta alla Camera dei Deputati il 16 aprile, tra l'altro è stata comunicata alla Presidenza della Camera, che ha segnalato che nel solo anno 2019 lo Stato ha pagato, come veniva ricordato prima, 43.486.630 euro a fronte di 1.000 ordinanze di liquidazione, ossia di altrettanti casi di detenzione qualificata ingiusta. Quindi 1.000 casi in un anno di detenzione qualificata ingiusta. È tantissimo, tantissimo. E uno può dire, vabbè, gli errori ci possono comunque essere, tutti sbagliano, può sbagliare, però quando cominciano ad esserci tantissimi casi, cioè di casi che poi alla fine persone che sono finite
e alla fine poi nel procedimento sono risultate assolte perché il fatto non sussiste o perché comunque il fatto non costituisce reato. Questo è quello che noi dobbiamo ricordare. Poi sono arrivate alcune critiche che adesso cerchiamo di spiegare, così almeno ci chiariamo bene fin dall'inizio. Tanto le misure cautelari non sono solo le carcere, ci sono gli arresti domiciliari, c'è l'obbligo di firma, la sospensione dell'attività personale, c'è il fatto che ti sequestri un fotocorrente, sono diverse le cosiddette misure cautelari. Allora, oggi noi sappiamo che le misure cautelari vengono applicate per, ai sensi dell'articolo 274, pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Allora, il nostro referendum interviene solo sulla questione della del reato, quindi pericolo di fuga, ovviamente le prove restano così come sono oggi. Ma non è che la reiterazione del reato scompare, no, non c'è la punizione in tutto, resta la disponibilità del giudice per chi utilizza delle armi, per chi fa violenza personale, per chi va contro l'ordine costituzionale, per le organizzazioni criminali, quindi terrorismo, mafia, malavita organizzata, per questo resta tutto così com'è. Qualcuno ha parlato, però c'è la questione dello stalking, no? Però per lo stalking forse è meglio ricordare che la legge prevede delle misure cautelari specifiche che non vengono minimamente toccate da questo referendum. Qualcuno ha detto, però lo scippo di violenza personale, quindi resta. La rapina, alla fine è violenza personale, quindi resta, no? Così non ci chiariamo un po' di più. I piccoli spacciatori, rischiate poi di piccoli spacciatori. I piccoli spacciatori intanto possono essere tenuti comunque dentro per pericolo di fuga, che è un elemento che spesso viene utilizzato, e anche per l'inquinamento delle prove. Il problema è che purtroppo, questo lo diciamo, anche se restano questi due e c'è la possibilità anche di spesso le tenere, chiaro che non vanno dentro, insomma non vengono arrestati. Ho fatto l'assessore della sicurezza del Comune di Monza, posso citare numerosi esempi di interventi diretti in flagranza di reato da parte della polizia locale nei confronti di spacciatori che sono stati legati sul fatto, ma poi in realtà incarcerati e vanno rimandati lì, poi in attesa di processo, poi chi li ritrova poi nel tempo, quindi pericolo di fuga. Quindi queste cose qua sono, diciamo sempre, che prima di mettere in giro delle fake news sarebbe forse più opportuno, come dico sempre io, approfondire, ricordando che la custodia cautelare in alcuni casi è veramente una barbarie, e lo diciamo, perché io ricordo, e ve lo dico, siamo qua in Regione della Lombardia, ricordo sempre il caso del nostro Gianola, che era direttore dell'ASL di Sobrio e che si è fatto 6 mesi di custodia cautelare, oltre naturalmente, perché poi il custode cautelare, immaginatevi cosa, no? Che tipo di risposta, che tipo di atteggiamento, cioè, se solo avviso di garanzia oggi ti vale una condanna, figuriamoci solo che è messo in custode cautelare. Si è fatto 6 mesi, poi alla fine del processo è stato assolto perché non sussisteva il fatto. Chi li paga? Quella di tutto quello che è stato fatto in confronto. Chi mai li paga? Ecco, io penso che alla fine ci sono dei casi, diciamo, senza paura, per cui si interviene non tanto per una giustizia giusta, o comunque per motivi di giustizia si interviene in alcuni casi, ma purtroppo si interviene per fini politici. E questo è quello che noi vogliamo evitare. Vogliamo evitare che la carcerazione preventiva, più che per motivi di giustizia, finisca per diventare oggetto di fini in realtà politici. E anche qui abbiamo un esempio illustre che possiamo citare su tutti i libri che abbiamo letto e poi stanno venendo fuori ancora, perché c'è anche la questione poi della logiceria e altre questioni che stanno, insomma, che lasciano aperte diverse strade. Questo era per chiudere l'aspetto della custodia cautelare, quindi è un intervento chirurgico appropriato che va proprio a cercare di eliminare questo aspetto. Quindi non è vero che resteranno liberi, come qualcuno ha detto, come qualcuno ha sostenuto, no, perché gli strumenti ci sono ancora e, ripeto, i casi esclusi le deroghe sono ben chiare e pericolo di fuga, inquinamento delle prove restano,
quindi sono due degli aspetti spessori che oggi vengono molto utilizzati per fermare anche i piccoli criminali. L'ultimo, che riguarda la questione della legge, che qua non era per l'abolizione, come la legge Severino, poi io ho letto su qualche giornale, in realtà l'abolizione di un decreto in attuazione della legge Severino, perché qui su questo bisogna essere chiari, e naturalmente cosa vuole ottenere questo referendum? L'abolizione di questo automatismo. Voi sapete che oggi è praticamente automatico, io mi rivolgo soprattutto agli amministratori locali, un sindaco, diciamo che sembra che si tratta di loro, per esempio, tutto quello che è successo, no, è stato quasi messo alla pubblica gogna, poi dopo un po' di anni che hanno detto che in realtà non aveva fatto nulla, quindi era tutto regolare, ma che bello, no? Potete immaginare, dice che un sindaco piuttosto che un governatore, addirittura per la legge Severino c'è l'automatismo per cui anche in caso di condanna in primo grado, quindi non con sentenza definitiva, uno in automatico decada. Allora, noi non è che diciamo, ah no, dobbiamo tutelare, no, diciamo semplicemente che vogliamo eliminare l'automatismo. Sarà discrezionalità del giudice attribuire o meno la pena accessoria, sia chiaro. Perché anche qui ci hanno detto che questo era il referendum che voleva tutelare i politici, no? E non siamo chiari. No, è l'automatismo che è sbagliato. E che ci debba essere una revisione di questa legge, questo ormai è detto da tutti i partiti, ve lo posso assicurare, tutti in Parlamento lo dicono. Anche qualcuno di 5 Stelle, naturalmente, non ci può capire che fosse quella, è una legge che proprio non è perfetta. Quindi va modificata, noi vogliamo togliere quell'automatismo. E il giudice lo toccherà anche in base alla tipologia del reato, alla tipologia, all'accusa che c'è nei confronti, a quello che c'è stato, in modo tale che si possa, in molti casi, anche nei confronti del sindaco di Lodi, peccare, poi che succede, e tutto quanto, poi dopo 10 anni dicono che avete ragione. E nella carriera, questo avrà dovuto smettere di fare politica, avrà avuto problemi anche a fare la sua attività personale, vengono distrutte delle persone. Sulla base di cosa? Ci vuole processi più brevi, sentenze definitive, allora poi dopo si potrà dire che si potrà eventualmente puntare l'indice di qualcuno o di qualcun'altro. Questi mi sembrano dei temi, poi vediamo se tu ma guarda, visto che il sindaco l'ho fatto, posso dirti che è estremamente urgente. Io non ho fatto eccezione dall'avviso di garanzia per abuso d'ufficio a suo tempo, che poi non ce l'aveva dato luogo a nulla, se non a titoloni sui giornali. Già il processo per una persona innocente è una pena.
allora e quando, e questo ce lo vede sempre anche il Presidente Berlusconi, uno nel processo ci entra con tutta la famiglia, con tutti i suoi cari, quindi si trascina una pena che dura nel tempo fino a che uno può confidare in un giudizio definitivo, come in molti casi è successo, di assoluzione. Allora credo che sia venuto il tempo veramente di impegnarci tutti, perché a casi come questi, se crediamo in uno Stato di diritto garantista, non si abbiano più a ripetere, e dare agli italiani un impianto riformato e più giusto. Abbiamo bisogno però della forza dei cittadini italiani, che per questo quindi ci impegniamo noi per primi ad avere Gazzetta a essere un esempio di comune, ma chiediamo ai cittadini italiani di accompagnarci e dare la forza per compiere finalmente la riforma del sistema giudiziario italiano. Sì, poi prima delle quattro domande su DDL Zan, era solo per dire, volevo ringraziare tutti i giornalisti presenti, Fabrizio Cicchetti, Stefano Bolognini, tutti coloro che hanno organizzato, Anelli, i consiglieri regionali presenti, insomma tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa, i medici stampa, perché so che insomma c'è un bel lavoro dietro da fare, quindi poi dopo se dobbiamo fare domande qui, sei tu padrone ti riesci. Allora, se ci sono delle domande, però la sera del minuto, a Stefano Bolognini, perché il commissario Lega Milano, assessore regionale. Anche perché abbiamo un po' di ritratti per questioni logistiche, diciamo, di organizzazione interna della direzione. Io provo in un minuto a sintetizzare che ho detto tutto e fatto un messaggio che mi è arrivato adesso da via Torino. Siamo dopo un successone, sono sorpreso e contentissimo, la gente non vede l'ora di firmare. Ecco, forse è fatto da questo messaggio che di 4 minuti fa, per dire che questi temi in modo particolare significano senza dubbi la vicinanza della Lega Forza Italia in modo naturale, per questa conferenza stampa con il gruppo regionale, con il comitato regionale, con il gruppo Senato, lo sentiamo in modo particolare, ma forse a tutti noi rispetto al paese, alla Lombardia e oggi in modo particolare a Milano ci deve dare anche la consapevolezza ancora una volta che su questi temi siamo forza, siamo maggioranza a Milano, in Lombardia e nel paese. Forse lo sforzo da fare, e l'avevo detto bene Cattaneo Romeo, è quello di togliere una cappa di silenzio e di ipocrisia, perché su questi temi la gente ci crede e noi abbiamo come rappresentanti politici e costituzionali il dovere e il compito di rompere un argine, perché questo non è giurativa, perché su questi temi il caso che ha detto Romeo Di Gianola, un direttore di ospedale che è finito in galera per fare il suo dovere, che è stato rimosso dall'incarico e che poi è stato assolutamente prosciolto, ma tanti sindacati, pensiamo anche a Filippo Di Lotto, come certamente di centrodestra, e sono tutti quei temi in qualche modo per pensare, detto bene non mio, perché c'è il tema della Savolino, il tema delle limitazioni alla libertà e della custodia cautelare, c'è il tema della responsabilità dei magistrati, c'è il tema delle correnti, quindi partendo da questi temi sicuramente c'è il tema di una burocrazia che spesso è un'altra della magistratura e che frena lo sviluppo economico del paese. Ecco, su questi temi secondo me dobbiamo ancora di più maturare la consapevolezza di essere forza del paese che va avuto la personaggine per poi tornare presto al